Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questa nuova recensione. Oggi vedremo l'AK-74M, un'arma per il kit d'assalto che è disponibile dall'inizio per il kit russo ed è l'ultimo sblocco per tutti i kit, cioè una volta che avrete finito tutte le altre armi sbloccherete quest'arma su entrambi i kit, sia russi che americani. Iniziamo con i dati dell'arma. Il danno dell'arma va dai 18,4 ai 25, cioè un danno nella norma per i fucili d'assalto. Il caricatore può contenere 30 munizioni, anche questo è un dato nella norma, e ovviamente se ricaricherete l'arma mentre ci sono ancora colpi nel caricatore, ne avrete 31. Partiremo con 31 colpi nel caricatore e 124 colpi ancora a parte, e le munizioni massime saranno 31 colpi nel caricatore e 217 munizioni massime. Finora soltanto dati nella norma. Anche il tempo di ricarica va a sommarsi a questi dati nella media, dato che è di 2 fino a 2,7 secondi. Inutile dirlo, ancora un dato nella media. Il ratio è di 650 colpi al minuto. Non vorrei ripetermi, ma anche questo è un dato nella media. E le modalità di fuoco sono due, automatico e colpo singolo. Una cosa abbastanza standardizzata per i fucili d'assalto, a parte altri fucili d'assalto che hanno anche le raffiche da 2 o 3 colpi. Beh, come di sicuro vi sarete accorti finora, è un'arma completamente nella media, cioè non ha né grandissimi pregi né grandissimi svantaggi. È il classico fucile d'assalto che ci si aspetta di trovare nelle mani. Infatti è anche una delle due armi con cui si inizia con questa e con la K, sì, con la K, questa è la K, e con l'M16. Quindi è l'arma classica, versatile, si può usare in quasi tutte le situazioni. Ha poco rinculo, che va bene per quelli che iniziano con Battlefield. E al contrario di quello che si può pensare, è un'ottima arma. Cioè magari tanta gente pensa, oh Dio, ce l'ho dall'inizio, che arma di merda. Invece no, è di sicuro consigliabile anche a chi è già, diciamo, esperto di Battlefield, a chi ha già sbloccato tante altre armi. Cioè, se non sapete ancora qual è la vostra arma, va sicuramente bene, semplicemente per il fatto che la potete usare praticamente in ogni situazione e dato che è così nella norma non troverete grandi svantaggi. Ora andiamo a vedere il settaggio. Il settaggio è anche quello un settaggio abbastanza classico, cioè un mirino a bassa potenza. Io adesso sto usando il Cobra, con cui mi sono trovato bene, su quest'arma mi sono trovato molto bene col Cobra. Il silenziatore e l'impugnatura. Andiamo a vedere. Allora, il Cobra si sblocca a 50 uccisioni con quest'arma. Non sono molte. L'impugnatura si sblocca a 30 uccisioni, mentre il silenziatore a 70. Ciò significa che a 70 uccisioni avrete già una buona arma. Di sicuro è una buona arma. Poi potete provare a montare invece del silenziatore magari anche il suppressore di fiamma per ridurre ancora il rinculo, ma veramente il rinculo anche senza suppressore di fiamma è veramente molto molto controllabile, quindi magari vi consiglio di evitare quello e di mettere magari il silenziatore, perché come sapete non verrete scovati dal radar dei nemici. Quindi un'altra opzione è la canna pesante. Ma anche lì quest'arma ha una buona precisione e quindi è sconsigliabile. Alla fine quello che consiglio io è quello, sempre quello, il silenziatore. È uno dei miei accessori preferiti, ci sono poche armi che non vanno bene col silenziatore o in cui è consigliabile mettere magari qualche cosa altro. Tipo, alla fine i due accessori più usati da mettere sulla canna sono o il silenziatore o la canna pesante alla fine.
Poi passiamo ai mirini. Consiglio un mirino a bassa potenza, senza zoom, semplicemente per il fatto che l'arma diventa più versatile, perché già anche da lunghe distanze va abbastanza bene quest'arma. Se ci montiamo magari il mirino diventa più efficace da lunghe distanze, ma magari da corte distanze poi abbiamo delle difficoltà, mentre con questo mirino che sto usando io, con i mirini a punto rosso, insomma, saremmo capaci di gestire praticamente ogni situazione. Ovviamente il fatto che l'arma si sblocca subito dall'inizio può essere visto sia come uno svantaggio che come uno svantaggio. Cioè, se quest'arma non vi piace molto, non avrete un problema perché in ogni caso non la userete, quindi preferirete usare gli americani e userete l'M16. Ma se vi piace molto quest'arma, avrete un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio è ovviamente che se userete i russi ce l'avrete subito, cioè non dovrete aspettare per sbloccarla, che comunque è un gran vantaggio perché avere la propria arma già subito all'inizio è sicuramente un grande vantaggio. Ma lo svantaggio è che se capiterete invece nella squadra degli americani sarete fregati perché non avrete l'arma fino all'ultimo sblocco, quindi vi toccherà giocare un bel po' per averla per tutte e due le classi. In ogni caso anche l'M16 non è male, quindi se vi trovate bene con entrambe le armi, anche l'M16 è completamente nella norma, sono due armi abbastanza simili. Questo è l'M16, io preferisco questo, oddio, però alla fine le differenze sono poche. Quindi, in ogni caso, se vi trovate bene con questo, dovreste trovarvi bene anche con l'M16 e non dovreste avere problemi. Ma se siete dei fanatici delle armi, diciamo, della famiglia dell'AK, dovrete aspettare fino all'ultimo sblocco con l'assalto. Un vantaggio che per alcuni è di nuovo un vantaggio, per altri uno svantaggio è che quest'arma si trova sul kit del medico. Cioè, se vi piace usare il medico, avete quest'arma. Ovviamente, se non vi piace usare il medico, non avete quest'arma, mi sembra quasi superfluo dirlo. Ora che vi ho elencato tutte le statistiche e tutti i diversi sblocchi e come va usata e così, vi posso soltanto dire che dato che è un'arma così versatile, si può giocare sia aggressivo che difensivo, che supportare la squadra. Non c'è veramente una cosa in cui quest'arma non va bene, date le sue statistiche nella media, fa bene praticamente ovunque, magari a enormi distanze e a 2 mm di distanza potreste avere delle difficoltà. Col tempo di ricarica che ha, avete sempre due opzioni: o cambiate arma se proprio non c'è nessun riparo nelle vicinanze, o magari vi stendete per terra, ricaricate, tanto non ci mette tantissimo, e poi andate di nuovo all'assalto. Come vedete, avete sempre tutte le possibilità che volete. Un problema dell'arma è proprio che, dato che tutte le statistiche sono sempre nella media, non c'è veramente un campo in cui eccelle. Perché, ad esempio, la N94, faccio un esempio così, da lontano va benissimo, da media distanza va benissimo, magari avrete delle difficoltà da vicino. Però va benissimo da media e lunga distanza, mentre la K74M, non ha un campo dove veramente se si trova davanti, ad esempio su lungo raggio. AK74M contro MP7 vince la K74M, ma non perché è più forte, ma semplicemente perché l'MP7 da lontano magari non è tanto forte. Se invece abbiamo la stessa situazione, ma siamo contro qualcuno con la N a lunga distanza, è molto più probabile perdere perché quello lì c'ha la N da lunga distanza. Voi avete la K74M. E il problema di quest'arma è che ha questo problema praticamente ovunque. L'unico spazio in cui veramente è forte è quello medio, perché alla fine praticamente ogni arma va bene a medio raggio, no? Ok, ora che ho finito di dirvi come usare l'arma, eccetera, eccetera, vi lascio al gameplay. Vi chiedo soltanto se vi è piaciuto il video di mettere mi piace e se non l'avete ancora fatto e vi piacciono i miei video di iscrivervi. Ovviamente più in più vi iscrivete e più mi verrà questa voglia di fare video. Quindi iscrivetevi in tanti, lasciate
lasciate un mi piace, lasciate un commento sulle cose che dovrei migliorare. E cos'altro c'è da dire? Boh, ci sentiamo alla fine del gameplay. Bella raga, ciao! Piedi, raccoglilo! Qui kit medico, amico. Medico! Bene ragazzi, il gameplay di oggi è finito, spero di essermi espresso chiaramente e più o meno ora dovrebbero comparire i link per il mio video su come usare efficacemente il medico. Ciao a tutti!